Sì, poi dunque, eccoci qua alla mostra personale di Fabrizio Cancelliere, sono io. E dunque, questo racchiude un po' tutto il mio lavoro artistico di più di 20 anni, e ci sono lavori, come poi vedrete, che ho fatto all'estero, quando vivevo all'estero, in Argentina in particolare, e poi quando sono rientrato qui in Italia. Allora, se mi seguite da questa parte, la prima area che noi vediamo qui, partendo da questo che è proprio uno dei primi quadri che ho fatto, primi, infatti c'è anche la data 96, questo ero ancora qua in Italia. Poi passiamo a questo e a questi che vedete qua sul muro, che sono tutti in tema, sono tutti paesaggi dell'Argentina, dove ho vissuto per parecchio tempo, e sono acrilico e a spatola. Poi ce ne sono anche altri ad olio. E in particolare questa è la zona di Entre Ríos, che è una zona dell'Argentina molto, molto bella, a me è piaciuto molto. Poi, continuando sempre da questa parte, qui c'è una serie di piccoli paesaggi ai quali sono divisi in due. Questi primi 7, perché sono fatti sempre a spatola, però con uno stile un po' diverso dagli altri. Questi un po' più con macchie più grosse, questo si chiama Sereno Intenso. Gli altri invece, che questi li ho fatti adesso, come stile sono un po' più simili a quelli che abbiamo visto prima. Quindi, sempre acrilico spada. Sempre acrilico spada, tranne questo che era d'olio, perché non ero nel mio studio quando l'ho fatto, ero fuori, c'avevo gli oli e allora ho usato. Qui ancora sempre, diciamo, questo è sempre lo stesso periodo, eccezione questo, che questo è il lago di Ness. Scozia, e quello lì che sarebbe è un picco della catena montuosa dei Pirenei in Spagna, che si chiama la Maledetta. Benissimo, e qui praticamente finisce, diciamo, la prima parte della mia produzione artistica, quindi quando ero in Argentina e un po' prima. Poi passiamo a questo qui. Allora, questo è un quadro particolare perché, vabbè, c'è tutta una descrizione che è legato a una poesia del Prima Guerra Mondiale, che riprende i papaveri come simbolo, perché era un simbolo dei caduti di guerra durante il conflitto. Ho poi descritto qua la poesia, che è una traduzione in italiano, e questo l'ho usato anche per partecipare a vari concorsi, eccetera, eccetera, e ho vinto anche qualcosa. E poi continuiamo di qua. Prego, vado. Allora, qui invece vado di fantasia, mi piacciono tanti fiori, però mi piace anche riprodurli in modo un po' più artistico, un po' più creativo o astratto, se vogliamo. Questa è un'opera d'olio, completamente ad olio, è fatto a spatola, si chiama Anime Spezzate, ha un perché, perché attraverso le linee, si vede che sono sempre un po' tutte spezzate, le anime si ricongiungono con queste linee spezzate. Questa sarebbe più o meno l'idea. Che caldo. Prego. Facendo tutto turistico. Come tu? Anche Fabrizio. Sì, ci sono tagliato prima. Sì, ma anche Fabrizio. Lo so. Qui veniamo all'altro, diciamo, produzione di fiori ancora. Se questi sarebbero dei papaveri, però veramente uno ci può vedere quello che vuole. Io ci ho visto degli occhi anche, l'ho chiamato occhi sull'universo, come uno sguardo non solo di fiori, ma dà un po' un'idea anche un po' di spazio, una cosa del genere, sempre molto artistico. E qua finisce, diciamo, questa parte qua un po' astratta, e qui comincia tutta la produzione di lavori a gessetti o pastelli morbidi e secchi. Ciao Angelo. Ciao. Ciao Liana.
questo è un lavoro che poi ho ripreso per fare la locandina, il volantino per la mostra. E questi sono tutti lavori a gessetti, sono principalmente paesaggi, alcuni dell'Argentina, altri qua. Sì. Gessetti. E soprattutto fiori, mi piacciono molto i fiori, paesaggi rurali, tempestosi, tutti i lavori fatti a pastelli secchi, morbidi, eccetera, eccetera. E poi continua qua anche con... Buonasera, buonasera, benvenuti. Continua qua con altri lavori, sempre cessetti. Questi hanno un perché, questi si chiamano stolen painting, che vuol dire quadri rubati, pitture rubate. Perché? Perché questi non sono originali miei, ma sono delle riproduzioni di quadri di altri pittori, in particolare uno che a me piace tanto, che è un nordamericano che si chiama Long Painter, e più, lui fa quadri ad olio, io li ho ripresi e li ho rifatti a gessetti, perché è una tecnica che mi piace tanto. E niente, qua ci sono dei lavori in acrilico, uno stile più tradizionale, più classico, più tranquillo rispetto a quelli là. Ma un classico particolare. Qui c'è ancora un'altra produzione di lavori a gessetti. Questi sono lavori sia vecchi, e anche di una decina di anni fa, più o meno, che nuovi, soprattutto quelli che ci sono lì. Sono tutti sempre in paesaggi a gessetti, che ripeto, è una tecnica che uso molto. E speriamo che questa riesci a trasmetterla a qualcun altro. Anch'io ho già postato che terrà questo corso di gessetti. Maria! Ah, continuo, scusate. Poi, eccoci qua. Allora, Franco, carissimo. Allora, qui due opere particolari sono praticamente completamente diverse da quello che faccio abitualmente, perché le ho fatte a tema con dei concorsi. Infatti qui c'è tutta la descrizione. Queste due opere sono un omaggio principalmente alle donne, per questo il concorso si chiamava Donne a Rinascita, però comunque è un omaggio non solo alle donne, ma anche a chi subisce, diciamo. Poi c'è una profonda spiegazione lì, e poi è accompagnata da una poesia, anche quella scritta da me, prima scritta in inglese e poi l'ho scritta in italiano, ero ispirato in inglese. Per concludere, questa è la colonna dei miei alunni, e sono alcuni lavori dei miei alunni, ok? Sono dei bambini del condominio che vivono lì, e ogni tanto vengono giù in box da me e si mettono a dipingere con me. Ce ne sono, questi due sono di mio figlio, questo di un compagno di classe di mio figlio e questo di un'amica di mio figlio, che poi verranno anche qua stasera sicuramente a vedere la mostra. Bene, questo è tutto, spero vi sia piaciuto. E sono tutti in vendita, ci tengo a dire. Grazie.